Allora, noi abbiamo appena ascoltato le dichiarazioni dei capigruppo di Camera e Senato per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, ma abbiamo anche riascoltato la dichiarazione di Luigi Di Maio, primissimo pomeriggio, ma tanto anche lei ovviamente l'avrà sentita, e a chi gli domandava se l'interlocuzione con la Lega fosse formalmente chiusa, Luigi Di Maio risponde: in questo momento i 10 punti, pare che sul taglio dei parlamentari e su quei 10 punti abbia replicato formalmente soltanto il Partito Democratico. Nello stesso tempo però il vostro leader oggi continuava a dire, e tra poco lo riascolteremo: faremo di tutto perché questa alleanza, mettiamola così, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle non avvenga. Come si fa a far di tutto? Ma guardi, la questione è che quei 10 punti sono ampiamente contenuti nel contratto firmato l'anno scorso, quindi quelli sono punti estremamente generici, il contratto è anche molto più dettagliato, quindi sono punti su cui già avevamo trovato un'intesa. Come si fa a provare a tenere aperto il canale di comunicazione? Beh, direi che Salvini ha fatto molto, nonostante gli insulti pesantissimi che ha subito in Senato, e nonostante in Senato, quando si è discusso della crisi, le comunicazioni di Conte non hanno toccato nessuna delle questioni politiche che avevamo posto al 5 Stelle, ma si è riversati in un intervento rancoroso e di insulti verso Salvini. Nonostante questo, Salvini non ha mai chiuso la porta dicendo: con Di Maio ho lavorato bene, abbiamo fatto cose importanti. Cioè, se si rimuovono i no e si torna a lavorare, si torna ad avere un programma condiviso, la Lega è disponibile, il mio telefono è acceso. Anche ieri al Quirinale ha detto le stesse cose, sì, nella conferenza stampa, dicendo che comunque se si rimuovono gli ostacoli che hanno creato la crisi, la Lega non si tira indietro, anche perché l'ipotesi di un governo 5 Stelle PD è un'ipotesi che divertirebbe molto noi come esponenti politici, perché fare l'opposizione a un governo così bizzarro e così contraddittorio sarebbe molto divertente, ma ci preoccupa per il bene del paese, perché siamo spaventati da che razza di manovra finanziaria o riforma della giustizia o atteggiamento sulle istituzioni locali, sulle autonomie, possa avere un governo così fatto. Quindi, a fronte di questo, senza ovviamente rinnegare quelli che sono i problemi che ci hanno portato ad aprire la crisi, se il 5 Stelle volesse sedersi al tavolo e ragionare con noi, di certo noi non chiudiamo le porte. No, questo mi pare evidente, gliel'avete detto. Adesso Alessandro Di Battista però ha scritto, la cosa molto bizzarra è anche questa, no? Perché ogni partito, ogni movimento ha diverse anime, a quanto pare, anche se la Lega si sta dimostrando almeno formalmente compatta, lo ricordava anche ieri Matteo Salvini, noi siamo una squadra, uscendo dal Quirinale, quello veniva detto. Noi rivendichiamo con orgoglio di essere forse rimasti l'unico vero partito che lavora come un partito, si discute all'interno, ci sono i vari organismi che dibattono, ma poi alla fine c'è una posizione unitaria portata avanti dal segretario a cui tutti ci allineiamo, come giusto che sia in un partito. Oh, parrebbe che poi abbiate una spinta ulteriore, c'è sicuramente molto movimento nelle anime invece che votano, diciamo, il Movimento 5 Stelle, perché pare che stiano per ripudiare, insomma, questo eventuale accordo con il Partito Democratico. Questo è il grande tema, infatti io interpreto così le parole di Di Battista come, diciamo, Buffagni che ieri è uscito dalle telecamere, o lo stesso Di Maio che non ha avuto il coraggio mai. Lei dice che si è vergognato, insomma, di pronunciare il nome del Partito Democratico da ieri al Quirinale. Non lo dico io, mi pare abbastanza evidente, cioè che quando ci stiamo interrompendo con qualche partito e con chi? Col PD, ma capisce bene che hanno un elettorato loro che in qualche, insomma, che non potrebbe mai accettare un compromesso di questo tipo, ma non lo potrebbe accettare giustamente, perché come molti del PD non accetterebbero mai di stare con 5 Stelle. Questo perché? Perché già l'alleanza Lega 5 Stelle era difficile da spiegare, da far digerire ai rispettivi elettorati, perché siamo due partiti che hanno storie politiche completamente diverse, hanno fatto una campagna elettorale gli uni contro gli altri. Però quando abbiamo fatto il cosiddetto contratto partivamo dal pulito, nel senso che il 5 Stelle non aveva mai governato, era il primo partito, abbiamo fatto insieme un'agenda politica, abbiamo provato a lavorare sugli argomenti comuni. In questo anno e 2 mesi il PD era il principale partito di opposizione, che ha criticato duramente i decreti di sicurezza, la quota 100, il reddito di cittadinanza, il taglio dei parlamentari, le autonomie. E cosa faranno adesso? Vanno a governare col 5 Stelle e portano avanti le stesse politiche dicendo che hanno scherzato, oppure impongono al 5 Stelle di rinnegare le cose che hanno votato fino a poco tempo fa? È comunque un problema dal punto di vista della sostenibilità politica. Capisco che qualcuno del 5 Stelle
si renda conto di questo, e va bene salvare la poltrona, perché il grande tema dell'alleanza PD 5 Stelle è quello di portare avanti la legislatura per motivi diversi. 5 Stelle perché sa che a una prova elettorale vedrebbe ridimensionata. Però questa, onorevole, è una critica che potrebbe essere mossa un po' a tutti i partiti e al Movimento 5 Stelle, perché ci sono state delle posizioni dappertutto, se non incoerenti, che comunque hanno cambiato radicalmente, no? Modalità dall'oggi al domani. Questa è un'accusa che è stata mossa anche alla Lega. Anche alla Lega. No, ma guardi, ma io le spiego. La questione è questa, che un governo di 5 Stelle sarebbe un governo contro Salvini e per mantenere la legislatura in piedi per le più disparate ragioni. Nel PD per evitare che Zingaretti faccia le liste togliendo i renziani, nel 5 Stelle per evitare di andare a casa nella stragrande maggioranza dei parlamentari. Per quanto riguarda la Lega, è vero che noi abbiamo sfiduciato il governo e adesso teniamo la porta aperta, ma non sgombriamo il campo dalle questioni politiche che vanno affrontate. Cioè, è chiaro che se dovesse tornarci a essere un accordo non può essere tutto come prima. Cioè, la riforma della giustizia la facciamo o non la facciamo? Le grandi opere le facciamo o non le facciamo? O facciamo le mozioni sulla TAV contro il Premier che dice che la TAV va fatta? Le autonomie, ci abbiamo 3 regioni che aspettano da 2 anni una risposta e la Lega ha nell'autonomia il suo core business, la Lega è nata su quello. La Lega non è che può stare a far parte di un governo che blocca le autonomie regionali dopo che sono state votate nei rispettivi consigli regionali, approvate anche da referendum popolare. Allora, se il 5 Stelle su questi temi vuole in qualche modo risiedersi al tavolo e cambiare passo, noi siamo disponibili a ragionare senza rinnegare le cose che abbiamo votato in questi mesi, perché la quota 100 è secondo noi un ottimo provvedimento che abbiamo fatto con loro. I decreti di sicurezza hanno ridotto del 95% gli sbarchi in Italia, il decreto dignità ha messo mano al Jobs Act in alcune parti, dal nostro punto di vista è stato un ottimo provvedimento che ha dato buoni risultati sulla ricaduta occupazionale stabile nel paese. Insomma, la semplificazione fiscale che abbiamo avviato è una buona cosa. Certo, dobbiamo andare avanti su questa strada. Ultimamente purtroppo c'erano soltanto insulti e blocchi. Se si vuole tornare a lavorare, la Lega è disponibile. E mi sembra strano. È disponibile, che tutti quanti dite. Le faccio l'ultima domanda. Governare assieme. Le faccio un'ultima domanda. Perché tutti quanti poi dite, quando siete davanti, no, ai microfoni, che è una questione di temi, è una questione di contenuti, bisogna fare il bene del paese. Però noi che siamo un po' cattivi, noi giornalisti. Sì. Scriviamo spesso, ognuno fa il suo mestiere. Sì, scriviamo spesso e volentieri, diciamo spesso e volentieri, che poi tutto sommato è una questione di nomi, no? Anche di trovarsi, quindi il passato è Conte, no? Di Maio Premier, se dovesse esserci una, come dire, una riunione con il Movimento 5 Stelle, alcune pedine che si cambiano di ministri del Movimento 5 Stelle, subentra la Lega. Stamattina gli scenari erano veramente pazzeschi, no? Bastava mettersi lì seduti a leggere tutti i quotidiani. No, per noi non è questo, davvero, per noi non è questione di nomi, e ci sta anche che il 5 Stelle, che è il primo partito a livello numerico, anche se non è più il primo partito nel paese, possa rivendicare il ruolo di premier. Questo fa parte della politica. È vero che nel paese ora la Lega ha il doppio dei voti del 5 Stelle da quanto è stato certificato alle europee, ma in Parlamento loro sono il doppio di noi. Quindi che il 5 Stelle possa, per un accordo, proporre di spiccare il premier, ci può pure stare. La questione, ripeto, non sono le persone, sono le politiche. Certo è che se determinate persone in determinati ruoli hanno dimostrato di avere delle posizioni e che hanno portato alla crisi di governo, magari qualche riflessione va fatta, ma non per le persone in quanto tali, per le posizioni che hanno portato avanti. Per le posizioni che hanno portato avanti. E quindi parlo di infrastrutture, parlo di giustizia, parlo di autonomia, insomma parlo di questi temi, ecco, i temi che hanno generato la crisi. Senza nulla Toninelli, buona fede. Senza nulla di personale nei confronti. No, per carità, lo so, poi bisognerebbe dirlo a loro. O cambiano posizione su alcune questioni, e ci mettiamo a discutere, troviamo un compromesso ragionevole, perché è tutto bloccato. È chiaro che il governo non può ripartire uguale a prima e con gli stessi problemi di prima, se no non avrebbe avuto senso aprire la crisi. Questo credo sia chiaro a tutti. La ringrazio per essere stato con noi, è sempre molto disponibile. Buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Un saluto. L'onorevole a tutti. Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera per quanto riguarda la Lega.